Ciao ragazzi, sono tornata con un nuovo video. Scusate l'assenza, ma sapete bene i motivi. Finalmente riesco a girare un nuovo video perché Alessandro si è appena addormentato. Speriamo resista un attimino. E in questo video vi volevo parlare dell'allattamento, della mia esperienza con l'allattamento. Allora, io purtroppo non sto più allattando e adesso Alessandro fra un po' fa 2 mesi, ma è già da un po' che io purtroppo non lo allatto più perché purtroppo non avevo latte e lui non riusciva ad attaccarsi bene. È stata un'esperienza brutta, bruttissima, appunto perché avevo questo problema che Alessandro non si attaccava e quindi non andava a stimolarmi il latte. In ospedale, e appunto da lì è partita la mia brutta esperienza. Purtroppo non ho avuto alcun tipo di aiuto se non l'ultimo giorno. Ora vi spiego. Praticamente Alessandro è nato il 17 di settembre, come sapete, e hanno provato ancora in sala parto ad attaccarlo e lui aveva sonno, poverino, non si attaccava e quindi non, io da inesperta non ho dato peso. Fatto sta che nei giorni successivi, ogni qualvolta io allora lui non si svegliava per mangiare, bisognava che lo svegliassi io ogni 3-4 ore perché appunto lui non si svegliava. Dormiva sempre e le infermiere mi dicevano che era normale perché appunto i primi giorni i bambini hanno parecchia sonnolenza e quindi io non ci davo più di tanto peso. Insomma, sta di fatto che il primo giorno lui non ha mai mangiato perché io non sono riuscita ad attaccarlo e nessuno mi dava una mano per attaccare sto bimbo. Il secondo giorno, presa anche un attimino dal panico, insomma il bambino era un giorno che non mangiava, l'infermiera mi ha detto sta tranquilla che finché è stato in pancia tua ha mangiato e quindi non ti preoccupare. Insomma, il secondo giorno chiamo qualcuno e dico ascoltate, datemi una mano, aiutatemi ad attaccare sto bambino. Forse ho parlato troppo a voce alta. Un secondo che vado a prenderlo. Eccoci qua. Eccolo il fagottino, piange, che piange, che piange, che piange. Come vedete, mangia il mio toretto piccolino, piccolino, piccolino. Ciao amore, cosa c'è da piangere? Cosa c'è da piangere? Tu vuoi stare in braccio della mamma sempre, ma non si può stare sempre in braccio della mamma. Guarda lì, guarda lì. Ciao. Allora, vi dicevo appunto, nessuno mi ha dato una mano per attaccare sto scricciolo. Al seno, e il secondo giorno io ho chiesto il suo aiuto. Sta di fatto che lui si arrabbiava perché non riusciva ad attaccarsi nemmeno con le puericultrici, cioè me lo mettevano loro e lui non si attaccava, non c'era verso. E mi hanno dato, si può parlare di queste cose su YouTube? Penso di sì. Mi hanno dato dei copricapezzoli. Praticamente si tratta di un capezzolo di silicone che va appoggiato sopra al proprio seno per facilitare l'attaccamento del bambino. Lì le cose sono un attimino migliorate, però dopo 2-3 minuti lui si stancava e quindi me lo portavano via, gli davano non so cosa, lui tornava che era addormentato. Sta di fatto che il mio seno per 2-3 giorni non è mai stato stimolato. Finché una sera ho detto, boh, adesso vado lì al nido e provo a togliermi un po' di latte con il tirelatte. E lì non usciva niente, ma proprio niente. Quindi il bambino è rimasto 3 giorni in ospedale senza mangiare nulla. Ha perso un sacco di peso, quindi ci hanno tenuti dentro un giorno in più. Da lì hanno cominciato finalmente a seguirmi perché la pediatra ha detto alle infermiere: state dietro a sta mamma, dategli una mano, insegnategli cosa fare, stategli dietro. Insomma, lì mi sono stata un attimino dietro e il giorno dopo il bimbo aveva recuperato un po' di peso e gli davano l'aggiunta di latte artificiale perché appunto a me non ne usciva ancora a sufficienza.
Torno a casa e vado subito ad acquistare, appena usciamo dall'ospedale, andiamo ad acquistare il tiralatte manuale, perché mi avevano appunto consigliato all'inizio di utilizzare quello manuale, che quello elettrico può darsi non sarebbe servito, insomma. E mi hanno detto anche di andare ad acquistare il latte artificiale, appunto di dargli l'aggiunta se vedo che da me non mangia a sufficienza. Insomma, ragazze, è stato un incubo. Mi sono venute le lagadi perché appunto lui non si attaccava bene. Ero anche frustrata perché cioè, non riuscivo a dare da mangiare al mio bambino. E questa è stata una delle tante cose sbagliate, perché a me il latte, ragazze, per quanto mi stimolassi, per quanto provassi, e sono stata giorni e giorni sempre lì con il seno fuori a tentare di allattarlo, e lui disperato perché non usci cioè, ne usciva troppo poco, poverino, e lui aveva fame, come ha sempre fame, sto bambino qua, ha sempre fame. Ma come facciamo a registrare i video se tu continui a fare il terremoto? Eccolo qua, il terremoto. Insomma, lui aveva fame, io non riuscivo. Non ci riuscivo, mi sono disperata, ho pianto tanto e alla fine, ragazze, siamo passati all'artificiale, perché questo qua mangia come un toro e si vede che sei un toro. Si vede che sei un toro. Allora, per tutte le neomamme, io posso dare il mio consiglio. Cercate sì di allattare il vostro bambino, perché come sapete, come vi diranno in ospedale, gli passate anticorpi, sicuramente il bambino farà meglio il vostro latte, però se non ce l'avete, no, aspettate, aspettate, non t'arrabbiare, sai, non è ora di mangiare, hai appena mangiato, smettila. E se non ce l'avete, ragazze, non... mamma, se lo sputi. Se lo sputi, come facciamo? Devi tenerlo il pipo. Non disperatevi, dategli il latte artificiale, che il bambino cresce bene lo stesso. Sono cresciuti tutti con il latte artificiale. Io sono cresciuta e, come vedete, ho anche una bella stazza solo con il latte artificiale, perché, come vi ho già detto, credo in un altro video, io sono nata prematura. Non diventate pazze. E un altro consiglio che vi posso dare è: utilizzate il tiralatte elettrico se non ci riuscite, perché io ho iniziato purtroppo troppo tardi a togliermi il latte, e infatti si chiama latte maturo, mi sembra di aver letto da qualche parte. Praticamente il mio latte era acqua e c'era un piccolo strato nella superficie appunto del latte che mi toglievo con la parte buona, diciamo, del latte, però non era sufficiente, quindi purtroppo io ho smesso di togliermi il latte e sto andando avanti con Alessandro con il latte appunto artificiale. Anche lì, nella scelta del latte artificiale, qua si apre una mega parentesi, perché allora io ad Alessandro sto dando il neolatte, che è appunto un latte biologico, ed è anche un latte che costa meno degli altri latte, costa 9,90 euro, mi sembra. A paragone del Mellin, che ne costa 18,90, ma sono andata lì a confrontare un attimino. Sapete che ci sono tutti i valori nutrizionali nel latte, la differenza è minima, anzi, il neolatte a volte ha dei valori superiori al Mellin, al plasmo, a quello che volete voi. Allora, quando io sono uscita dall'ospedale, ho chiesto che latte devo dare al mio bambino. La pediatra mi ha detto: prenditi quello in bricchetto, che anche se costa un po' di più, è più semplice per te. Vabbè, ho detto: più semplice in che senso? Mi sono fatta questa domanda. Sono andata al nido a prendere Alessandro, che era appunto al nido, che lo dovevano pesare, non mi ricordo cosa doveva fare, e ho fatto la stessa domanda alle puericultrici. Mi hanno detto: guarda, prendi il latte che ti trovi meglio, basta che sia latte 1. E sinceramente prendi quello in polvere, che ti costa anche meno.
ho detto perché la pediatra mi ha appena detto di prendere, no, lascia perdere, prendi quello in polvere. E insomma, noi abbiamo preso sto neolatte, non mi avevano detto di prendere Mellin, Aptamil, Humana, non mi avevano dato nessuna marca e io ho preso questo in farmacia. Lui si trova bene, lo digerisce bene. Lo digerisce bene e quindi io ho continuato con il neolatte. Ora vorrei provare, dato che mio papà, non so se ve l'ho mai detto, fa il camionista e lavora in Germania, lì il latte costa veramente una fesseria, si parla di 5 euro, 6 euro, 7 euro, della stessa quantità che prendiamo qui in Italia. E le marche sono le stesse. Vorrei provare appunto a dargli il latte tedesco perché mia cugina e gran parte delle persone che conosce mio papà che hanno avuto figli, lui gli portava a casa il latte e sono stati cresciuti con il latte tedesco. E quindi proveremo anche questa esperienza. Poi sono andata dalla pediatra, la pediatra mi fa che latte gli stai dando? Io avevo cambiato latte, gli ho detto che gli davo appunto sto neolatte e la pediatra no, no, hai fatto bene a cambiarlo. Alla mia domanda, ma perché non mi ha detto, non, cioè, non mi ha dato risposta? E quindi io sto continuando con il neolatte perché appunto lui sta bene e mi dà anche un po' fastidio sta cosa perché purtroppo se ne sentono tanti in televisione e molto spesso capita che ci sono quei medici che ti dicono dai questo prodotto al bambino. Ma non ti danno la motivazione, quindi a me viene da pensare, tu mi dici di prendere magari il Mellin, l'Umana o quelle cose lì perché mi costa 20 euro a botta, tenendo presente che a me una scatola di latte mi dura una settimana se ci arrivo, perché sto toretto qua mangia ed è giusto che sia così. Poi qua ci sarebbe da aprire un'altra parentesi, perché poi addirittura alla prima vista mi ha parlato di obesità del neonato, quindi ditemi un attimino voi com'è possibile una cosa del genere. Scusate la fretta in cui ho girato, con cui ho girato questo video, ma come vedete il mio polentino qui è bello sveglio e non ne vuole sapere di dormire stamattina, perché sta in braccio della mamma e non c'è verso di fare diversamente. E se avete altre domande, curiosità, chiedete pure che appunto io in base alla mia esperienza vi risponderò. Ecco, spero anche sinceramente con questo video di aprire una specie di dibattito, così magari se c'è qualche futuro pediatra, qualche medico, qualcuno che magari ne sa più di me all'ascolto, mi può dare una spiegazione del perché io non dovrei dare quel latte lì al bimbo, anche perché le mamme con cui sono in contatto danno anche loro il latte al bambino e i bambini sono sanissimi. E se qualcuno la pensa diversamente da me, sono felicissima di ascoltare le vostre opinioni e chiaramente magari spiegatemi il perché. Io vi ripeto, la mia esperienza con l'allattamento è stata una tragedia. A parte il fatto che nessuno vi viene a dire che l'allattamento è un po' doloroso, ragazze. Cioè, più del dolore del parto mi ricordo il dolore dell'allattamento. Sarà che mi sono venute appunto le ragadi, ma non è piacevole, soprattutto nel momento in cui lo andate ad attaccare. Sono in contatto con una mamma che fortunatamente allatta ancora interamente la sua bambina e lei piange ancora nel momento in cui attacca la bimba. È una cosa passeggera, sono 1 o 2 minuti, però sappiate che future mamme, insomma, un po' di dolore lo proverete, soprattutto nei primi giorni perché, come sapete, la suzione del bambino va a stimolare l'ossitocina che vi provocherà delle piccole contrazioni che aiuteranno l'utero a sistemarsi e a tornare in posizione iniziale. Quindi niente, credo di, anche se in breve tempo finalmente riesco a fare dei video un po' più stringi, stringi. Credo di avervi detto tutto. Vi ripeto, se avete qualche domanda, mettete un messaggino qui sotto. Io e il mio piccolino
Piccolino, guarda che sei grande come la mamma ormai. Sei grande come la mamma ormai, scricciola. Sì! E fai un sorriso. Fai un sorriso alla telecamera. Dai, dai, dai. Opa, opa, opa. Chi c'è qua? Chi c'è qua? Ma sei il mio fagotto? Sei il mio bel fagotto? Ciao. Ciao a tutte. Ciao a tutte. Io sono Alessandro. Sono affamatissimo. Sono affamatissimo. Sono affamatissimo. Ecco, io vi dicevo, io e il mio piccolino vi salutiamo, che ormai è mezzogiorno e 8 minuti. Questo bambino qui tra una ventina di minuti deve mangiare di nuovo. E niente, ci vediamo presto nel prossimo video. Spero di riuscire a riniziare a fare video di make-up. Nel frattempo è arrivata anche Indira, come avrete sentito. Vi farò a breve il video della nona box. Purtroppo ho avuto un imprevisto, nel senso che mi è arrivata la nona box ma mancavano dei prodotti, quindi sto aspettando i prodotti che appunto mancavano per registrare il video. E niente, ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao, da bacino.